Salve a tutti da Data Ranger, benvenuti a un nuovo episodio di Super Robot Reviews. Quest'oggi è giunto a fare l'unboxing del LBX Odin. Cominciamo subito ammirando questa scatola, allora, che è davvero molto carina. Allora, questo potremmo scritta LBX Odin, produttore Tiny Orbit, tipologia Ordine dei Cavalieri, armamenti, marino su arma, il Retaliator. Sì, poi qui troviamo il logo LBX, Little Battle Experience. Qui sullo sfondo della boxata abbiamo un paio di immagini sul nostro Odin, praticamente qua in action con la sua bellissima, diciamo, alabarda, sì, come la chiamano nella serie. E poi qui nella sua modalità trasformazione, che è veramente molto carina. Poi qui abbiamo il logo della Tiny Orbit, il logo Bandai, e poi una scritta qui in italiano sempre contiene un personaggio LBX Odin sul pack, può differire dal prodotto reale. Sì, vabbè, un po' molto più spiegazione vuole, perché è anche proprio italiana la scatola. E poi qui troviamo la data di fabbricazione, che è Bandai 2015, made in Japan. In questo lato della scatola la troviamo un review, un front view, in cui praticamente ci dicono la sua modalità normale, e qui nel front view te lo troviamo praticamente nella sua modalità sempre normale, ma sull'action base che troviamo all'interno. Poi con un'immagine sul core centrale, come viene spiegato, una spiegazione che si trasforma in modalità aerea come una specie di Wave Rider, ma questo è un LBX, non è proprio un Gundam. Poi qui un'immagine della sua modalità volante, un'immagine sulla sua arma, che serve il suo Retaliator. Poi qui troviamo un'immagine in action, o meglio due semplicemente molto semplici, che ci dicono posizione del tuo personaggio e che è la sua mossa speciale, assalto aereo. In questo lato appunto della scatola troviamo un'immagine del suo pilota e costruttore, che va in Yamano, e qua un'altra immagine su Odin e praticamente un po' di storia scritto. Questo LBX fu progettato direttamente dal dottor John Yamano e a lungo restò nascosto nella segreta capsula di platino, prodotto da Tiny Orbit sfruttando il supporto toscheletrico VIX-13. L'armatura dell'Ordine dei Cavalieri ha una particolarità unica, è infatti il solo LBX in grado di trasformarsi. In configuration form può volare veloce come un aereo da caccia, nella forma normale è invece molto mobile ed agile per affrontare i combattimenti corpo a corpo. Il suo equipaggiamento base è un Retaliator, una potente alabarda con lame di cristallo. In questo lato corto della scatola troviamo semplicemente scritta LBX o Odin, un'immagine in action del nostro Odin, sempre il logo della serie LBX, il logo Bandai e il numero progressivo 010, che ci indica che questo è il decimo kit adattato dalla serie di LBX. In questo altro lato della scatola troviamo che praticamente è un'immagine con la scritta personalizza, che ci indica che è possibile combinare con altre parti di vari LBX. Invece ci dicono combina in maniera differente le varie parti, che è il tuo unico personaggio originale LBX. Poi qui un'informazione sul montaggio, praticamente sulle anna che possiede, che praticamente ci dice trova la parte corretta semplicemente guardando le icone, trova semplicemente ogni componente, manuale di istruzione facile da seguire con indicazioni semplici e dettagliatissime, non è necessario nessun utensile né colla per assemblaggio. Io non me ne sono più che accorto, che è un ottimo modo, che trovo meglio della serie degli LBX, sono praticamente molto bene. E poi vabbè, un'indicazione sulla serie degli LBX, che praticamente nel 2050 piccoli robot da combattimento diventano popolarissimi fra tutti i ragazzi, piccoli soldati che combattono fra loro all'interno dei contenitori rinforzati sono chiamati LBX. Bene, adesso dopo questo piccolissimo punto andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzioni come sempre posizionato di sopra, poi troviamo ben due pacchetti rumorosi, il primo con Decas, quest'anna qui in colore diciamo verde, quest'anna qui contiene dei Qualiclaps e un'altra anna a tempo al collo, possiamo dire con alcuni pezzi già staccati, vabbè, può succedere. E poi in questa seconda busta troviamo praticamente due anna in nero e un'altra anna un po' in viola, che mi ricorda un po' il colore del Mega Shiki, un altro pezzo che si è staccato. Adesso vediamo più nel dettaglio le anna di questo modello. La prima anna è l'anna A, allora questa anna qui è multicolor, qui sono contenute qui sopra alcune parti qui in rosso, che non so per bene cosa vuole dare, questo qui che si mette sul petto, queste qui che fanno le ali, altre che fanno diciamo alcuni pezzi, non mi chiedo se sono delle gambe o delle braccia, vabbè, poi queste parti che fanno della testa, le altre parti un po' per danno un po' di dettaglio. Poi mi sono accorto che poi sono staccate questa parte qua, se la notate scusate mi è scivolata, che si andrebbe a mettere qui sotto, e poi queste altre due parti qui che non mi è chiaro per bene, dovrebbe essere per le braccia, ma potrebbe anche essere per le gambe, potrei anche sbagliarmi. Poi c'è l'anna B1, allora questa anna qui è completamente in nero, qui sono contenute proprio le parti che compongono le mani, alcune parti che danno un po' più di articolazione e alcune parti che dovrebbe essere per il busto e nulla di più.
Poi c'è l'Anna B2, l'ho acquistata Anna qui. Questa volta qui, da quanto vedo dal kit, forse aveva un piccolissimo in FI, ma potrei anche sbagliarmi. Allora, comunque, se c'è questa parte qui che fanno, diciamo, la parte del busto su cui poi si mette poi il chip. Sì, vabbè, quello che andiamo a creare noi. Poi altre parti che si agganciano alla testa, questo da qui che fanno il dado. Più queste altre due qui che non mi chiama bene, ma lo scopriamo poi nella review. Poi c'è l'Anna C, quest'altra Anna qui completamente in viola, stranamente mi ricorda una di quelle del Mega Shiki. Allora sì, semplicemente qui sono tutte le parti che compongono la lancia, altre parti che non mi chiama bene dove vanno a mettersi, queste qui che fanno un po' alla gonna, sì, da come si nota. Poi notate che mi si è staccata questa parte qui, non capisco come mai, vabbè, può succedere comunque. E poi varie parti che agganciano, come le parti anche del busto e nulla altro di più. Poi c'è questa Anna qui, un'Anna un po' più in colore trasparente, l'Anna D. Questa Anna qui, diciamo, ha un altro colore e alcune parti. Questi qui che sembrano un po', diciamo, un po' come per dire di un diamante, sì, qualcosa del genere, che ha fatto veramente molto bene, che compone la sua alabarda, che è veramente molto carina e si presenta molto bene. E poi queste parti qui, che se non l'avete capito, servono per comprare una mini action base che aveva questo modello, sì, che almeno questo kit qui è inclusa finalmente. Infine poi abbiamo un'Anna che sembra un po' dei Polyclaps, più o meno lo sono, che praticamente si chiama Anna DJ, sì, è un po' più diversa. Sono contenute varie parti che fanno articolazioni e che si andano a mettere un po' più sul busto e alcune sulle mani e un po' che coprono varie parti del modello. Comincio a pensare che questo kit qui ce l'abbiamo piccolissimo in airframe, ma voglio dire proprio bene nella review. In questo foglietto argentato ci sono le decals di questo modello, semplicemente varie parti che andranno a comporre e poi queste alcune parti che saranno più che altro per mettere proprio il dado per il nostro modellone. Diamo come sempre una rapida analizzata a una descrizione di questo modello. Allora, qui sopra troviamo il logo della Tiny Orbit, un paio di immagini che troviamo sulla boxata, il logo della serie LBX, Odin, con alcune spiegazioni sulla serie che non vado a ripetermi. Termini semplicemente sono praticamente su com'è per chi non lo sapesse, un'informazione sulla normal form, quando è in modalità normale, sulla configuration form, ma è trasformato insomma in Wave Rider, come piace chiamarlo, un po' di storia che è anche scritta sulla boxata, qui semplicemente la spiegazione rapida sul player, o meglio il protagonista della serie, in Yamano, che è praticamente l'eroe della storia, 13 anni, un forte energico ragazzino, va a mano meccanica e modelli da assemblare. La sua abilità nel controllare gli LBX è incredibile, con i suoi amici è sempre al negozio di LBX, officina, riparazioni e cambi navaro. Poi, aprendolo in questa parte qui, troviamo praticamente una lista con tutte le Anna di questo modello, alcuni consigli sul montaggio facilissimo perché questo modello, il kit, è anche destinato anche a molto più chi è giovane, quindi alcune parti sono molto facilitate. Poi chi è più bravo come me, magari può ottenere i migliori risultati, che sono fatti molto bene, infatti sono spiegate per bene. Qui per esempio c'è la testa, il corpo, le braccia, le gambe, le armi, l'assemblaggio finale come viene, ed è molto ben spiegato perché ogni Anna ha, diciamo, un po' un suo passaggio che indicano praticamente proprio le parti e praticamente su come anche si possono separare, quindi per fare anche in modo più semplice. Troviamo qui poi le varie fasi di montaggio, che praticamente sono semplici e molto fatte bene e anche bene a colore. Questa è un'altra cosa molto positiva per un model kit, così in questo modo qui è più facile capire anche le istruzioni anche a chi è più molto giovane. In questa parte del manuale troviamo semplicemente le ultime informazioni per trasformarlo, praticamente è una serie con i vari collezionabili degli LBX, che in realtà da quello che so ne sono veramente tantissimi, molto più di 10, infatti spero poi di reperirne altre, per esempio Hunter che mi devo ancora trovare, e ci fanno vedere un po' di compatibilità praticamente sugli LBX, che praticamente le parti sono compatibili, perché se mettiamo per esempio la spada, credo che se non erro dovrebbe essere di Emperor e alcune parti di Achilles, come per esempio Scudo, e otteniamo questo risultato qui che è proprio un ibrido fatto molto bene, molto carino. E poi qua indietro troviamo semplicemente un fumetto simpaticissimo e umoristico, diciamo, sulla serie degli LBX, che praticamente, vabbè, ci indicano un pochino qualcosina sul nostro Odin carino, no? E nulla altro di più. Andatevelo chiaramente a leggere, ed è incluso anche in tutti i modelli. Bene, direi che con questo unboxing si conclude qui. Adesso mi resta che assemblare il modello e farvi vedere quale sarà il risultato finale, che vi farò vedere nel prossimo episodio di Super Robots Reviews. Vi rinnovo come sempre i miei soliti inviti, quello che se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un bel mi piace lo stesso, e mi raccomando anche di lasciare un bel commento, farmi sapere la vostra, se avete anche voi l'LBX Odin e praticamente come, e ricordiamoci bene che i consigli sono l'ordine del giorno, quindi non abbiate insomma una paura a commentare.
Poi vi do, come sempre, come al solito, invito qui adesso nella pagina Facebook, il link in descrizione. Mi raccomando anche di lasciarci un bel mi piace e anche di seguire per non perdere tutti i miei whip, le novità modellistiche, tutte le foto con questi miei modelli, meglio dell'unboxing e a tante altre belle cose sugli altri miei modellini. Poi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per le prossime Super Robots Reviews oppure Gunplay Reviews, che sono più che altro settimanali. E noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao dal vostro Data Ranger.